Salute Lazio è il portale creato dalla Regione Lazio che ci permette di accedere online ai servizi sanitari della nostra regione, ovunque e in piena autonomia. Dove troviamo il portale Salute Lazio? Per prima cosa andiamo sulla pagina web www.regione.lazio.it. Qui è possibile trovare tutte le informazioni e i servizi online messi a disposizione dalla nostra regione. Sulla parte destra dell'home page, cioè la pagina iniziale del sito, troviamo dei riquadri collegati in modo rapido ai servizi in evidenza, quelli al momento più utili. Tra questi troviamo Salute Lazio. Clicchiamoci sopra e veniamo direttamente indirizzati sul portale di Salute Lazio. Come navighiamo all'interno di questo sito internet? Il portale è strutturato con diversi riquadri. In alto troviamo tante pagine a scorrimento con le informazioni più utili per i cittadini. Queste pagine vengono costantemente aggiornate. Scorrendo in basso troviamo i servizi al cittadino. A sinistra dello schermo troviamo i servizi online come la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, paga online, l'anagrafe vaccinale, il tuo referto con un clip, recoup prenotazioni sanitarie, scelta e revoca del medico di famiglia. Fascicolo sanitario elettronico. Il fascicolo sanitario elettronico è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni iscritti e assistiti dal sistema sanitario regionale. Raccoglie tutta la nostra storia clinica, rendendo disponibili le informazioni e i documenti prodotti dal sistema sanitario nazionale da medici e operatori sanitari anche di strutture diverse. Contiene ad esempio referti, lettere di dimissioni, verbali di pronto soccorso, prescrizioni e tutto il materiale che descrive i nostri eventi clinici. Sezione paga online. Questa sezione serve a pagare le nostre prestazioni sanitarie direttamente da casa e anche a scaricare la relativa ricevuta del pagamento. Anagrafe vaccinale regionale. Questo servizio è rivolto esclusivamente alle scuole e ai servizi vaccinali delle ASL, non a noi cittadini, perché tramite questo strumento possono consultare e monitorare la situazione delle vaccinazioni nel Lazio. Altro riquadro, il tuo referto con un click. Questa pagina ci offre la possibilità di scaricare i referti di analisi di laboratorio, tutto gratuitamente. Altra sezione, recoup prenotazioni prestazioni sanitarie. Questa sezione ci permette di essere contattati dall'operatore telefonico e di richiedere o spostare le prenotazioni di prestazioni sanitarie erogate esclusivamente dal Servizio Sanitario Nazionale, quelle, per capirci, descritte nell'impegnativa del medico. Ultima sezione, scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra. Qui possiamo, con pochi clic, revocare l'incarico al nostro medico di base o al pediatra di nostro figlio e sceglierne di nuovi. C'è anche la possibilità di scaricare e stampare la nostra tessera sanitaria regionale, che è una sorta di tagliandino dove sono scritti i nostri dati, la nostra ASL di appartenenza, il nostro medico, il nome del suo studio e gli orari di visita. Cos'altro troviamo in Salute Lazio? Nella parte centrale del sito web troviamo tutto ciò che riguarda le cure sul territorio, pronto soccorso, ambulatori, case della salute, la ricerca del medico di famiglia e gli studi associati medici pediatri. Nella parte sinistra, come abbiamo visto, ci sono i servizi online. Nella parte destra invece alcune informazioni su alcuni argomenti, ad esempio il Covid-19, gli screening oncologici, la vaccinazione, la donazione del sangue. In basso troviamo il numero del recoup, gli orari e i giorni di attivazione e il monitoraggio dei tempi di attesa. Come possiamo accedere al portale di Salute Lazio? Per accedere al portale dobbiamo fare il login, cioè inserire le nostre credenziali, entrare e usufruire di tutti i servizi, come nella parte alta del sito c'è una lente di ingrandimento. Accanto alla lente di ingrandimento troviamo il tasto Accedi ai servizi. Questo è il tasto per il login. Clicchiamoci sopra e selezioniamo Servizi ai cittadini. Ora ci sono quattro modi per accedere.
Primo modo, utenza Regione Lazio. Se abbiamo l'identità digitale che abbiamo creato per i servizi della Regione, possiamo usarla qui. Inseriamo il nostro nome utente, la password e un codice temporaneo che ci viene inviato al cellulare ed entriamo. Secondo modo, SPID. Qui entriamo con il nostro profilo di identità digitale, lo SPID. Terzo modo, TS-CNS, la tessera sanitaria e la carta nazionale dei servizi. Se abbiamo questa tessera attiva e con relativo codice PIN, possiamo usarla per accedere al portale, però dobbiamo accedere da una postazione che permetta la lettura del chip sulla tessera, oppure dobbiamo installare sul nostro computer dei driver, cioè dei programmini che ci permettono di riconoscere la card. Quarto ed ultimo modo, la CIE, la carta d'identità elettronica. Chi di noi ha la carta d'identità elettronica, cioè il nuovo documento d'identità in Italia, può usarla qui. Le CIE valide per l'accesso sono solo quelle rilasciate da luglio del 2016, cioè quelle con un numero seriale presente in alto a destra sulla carta che inizia con la sigla CA. In tutti questi quattro modi è possibile fare il login, entrare nel portale di Salute Lazio ed usufruire di tutti i servizi.